18 marzo 1983. Muore a Ginevra Umberto II di Savoia, il re di Maggio. Umberto nasce a Racconigi nel 1904, primo e unico figlio maschio del re, subito nominato principe di Piemonte. Nel giugno del 1944, dopo la liberazione di Roma, Vittorio Emanuele III lo nomina luogotenente generale del regno in base agli accordi con il Comitato di Liberazione Nazionale, che prevedevano di congelare la questione istituzionale fino al termine del conflitto. Il 9 maggio 1946 Umberto II diventa re d'Italia. Manca meno di un mese al referendum per la scelta fra monarchia e repubblica. Il 13 giugno, pochi giorni dopo la lettura dei risultati del referendum, Umberto II parte in esilio per il Portogallo. Al momento dell'armistizio, lei dove si trovava? Io al momento dell'armistizio mi trovavo ad Anagni. E cosa vide, cosa ricorda di quel momento? Cosa ricordo di quel momento? Venne questa notizia così molto vaga, perché era nel pomeriggio, era verso le 15, le 16. E allora io presi la macchina e andai giù a Roma e arrivai al Quirinale, entrai nel cortile e vidi queste macchine e mi dissero che c'era questo consiglio della corona che era stato riunito, che si stava sciogliendo in quel momento e le macchine uscivano. E allora poi incontrai il duca d'Acquarone che mi mise al corrente di quello che era stato deciso in consiglio. E la decisione di lasciare Roma fu presa quando? Fu presa allora, in quelle ore lì. Al Quirinale? Al Quirinale e al Ministero della Guerra, dove c'erano i ministri. Perché si decise di lasciare Roma? Cioè, perché si decise di non difendere Roma? Perché era una cosa che non si poteva... A parte che non c'era il mezzo di difendere Roma. E poi, se uno avesse anche potuto farlo, naturalmente avrebbe dato ragione e agli alleati e ai tedeschi per reagire. E sappiamo in quale modo avrebbero reagito. I tedeschi in questo caso? I tedeschi e anche gli alleati avrebbero avuto ragione di bombardare i tedeschi se i tedeschi facevano qualche cosa su Roma. Sì. Cioè, sarebbe stato veramente la fine di Roma.